L'esordio casalingo in campionato della formazione di Giampaolo contro il Parma dell'ex Pasquale Marino. Catania 4-3-1-2, rientra Biagiante a centrocampo dopo la squalifica, in difesa Potenza al posto di Alvarez, attacco Bascara, Maxi Lopez con Ricchiuti trequartista. Parma con il 4-3-3, tridente offensivo con Giovinco e Marques esterni, Bojinov centrale, dirige Tommasi di Bassano del Grappa. Mascara protegge il pallone, chiede lo scambio a Ricchiuti, verticalizza Ricchiuti, in mezzo, Mascara, la conclusione centrale, blocca il pallone Mirante. La battuta di Mascara, palla dentro, il colpo di testa, schiacciato da Ledesma, e per l'arbitro è calcio di rigore. Vista una trattenuta, rivediamo il pallone in area. La rincorsa di Mascara contro Mirante. La battuta e il gol. Catania in vantaggio. Palla dentro. Colpo di testa di Ricchiuti. Forse una spinta ha infastidito l'argentino. Poi Antonelli. Marques dentro il pallone. Non ci arriva. Andujar. E la palla termina sopra la traversa sulla conclusione al volo di Zaccardo, non era facile. Allarga sulla sinistra per Marques, cerca lo spazio per il traversone, la battuta, Valiani al volo e mette il calcio d'angolo. Batte Giovinco in mezzo, la conclusione di Paci, grande risposta di Andujar, vede libero Zaccardo, poi Valiani si inserisce nell'azione, palla dentro, Giovinco, sinistro al volo. La battuta di Giovinco, il palo! La prodezza, guardate, la palla sul palo. Attenzione, il Catania. E c'è il calcio di rigore. L'intervento di Paci su Antenucci. Lo cerca un po', dobbiamo dire, il rigore Antenucci. Con la rincorsa di Antenucci, palla sul palo interno, il gol. E il gol del Catania. 2-0. Marino, vedete... le proteste, ha protestato sull'episodio, adesso viene allontanato dal campo. Giovinco, il suo destro, questa volta la palla è dentro. Gran gol di Giovinco al 90esimo, anzi al 91esimo. Questa volta la palla scavalca la barriera, nulla può Andujar. Sulla destra, Zaccardo, la gran botta sul fondo al 48esimo. E finisce allo stadio Angelo Massimino.